Buongiorno ragazzi, buon mercoledì 29 maggio 2024. Allora ragazzi, subito parto col dire che la previsione del maialotto, quella con Silvio Spaventa, è solamente un secondo colpo di gioco domani, perché ieri è passato un colpo, quindi consiglio, ieri ci siamo sentiti, sicuramente fino a sabato quattro colpi si gioca, vediamo cosa succede fino a sabato, domani secondo colpo, la previsione con Silvio Spaventa è questa. Bari-Cagliari 82 in seconda e terza posizione e 82-47, 82-60. Mi raccomando, perché io ho dei riferimenti molto molto buoni su questa previsione. Consiglio, ieri ci siamo sentiti, lui ha centrato l'ambata in posizione, tra l'altro che aveva anche l'81 a Cagliari, complimenti Silvio. Ma noi andiamo avanti con questa previsione con Silvio Spaventa, almeno fino a sabato, per quattro colpi di gioco, poi vediamo cosa succede. Per me paga. Poi, detto ciò, non molliamo la Cagliari-Torino della sesta del mese, quella col 5-8-79, perché come vedete a Cagliari stanno girando i numeretti e fidatevi, il 5-8 è molto molto forte, attendibile, anche perché convergenza piena con la nostra Marilena Crepaldi, bravissima donna dell'otto, brava, che lei stessa qualche giorno fa mi disse: Mimmo, sono numeri ottimi, me li ritrovo pure io nei suoi conteggi. Quindi occhio a questa Cagliari Torino. Lambo segreto, ragazzi, l'ho appena modificato lambo segreto, abbiate pazienza, perché ieri già qualcuno ha scritto sotto YouTube: ma non è uscito niente. Ragazzi, è il primo colpo di gioco, stai serena con Mimmo Nazionale, appena ti muovi un attimino che tu sei tranquilla, salterai dalla sedia perché vincerai con Mimmo Nazionale. È un primo colpo di gioco ieri, andiamo avanti al secondo colpo domani con lambo segreto. Occhio, perché il 90 a Bari sta tardando, ma questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per il 90 Bari, mi raccomando. Io ieri però, io non vi voglio accumulare di previsioni, perché so che state giocando delle mie previsioni, state giocando delle previsioni di Tizio, di Caio, di Sempronio. È normale che se arrivano numeri nuovi uno va in tilt. Mimmo, cosa gioco? Come la nonna Concetta, ciao Concetta, che mi ogni volta che vede il video poi mi dice: Mimmo, ti posso chiamare? Mimmo, ti posso chiamare? Nonna Concetta, tu sei l'unica, lo dico qua sul web, a parte che ti voglio bene dell'anima, mi hai detto che sono come tuo figlio, ma sei l'unica a cui, una delle pochissime a cui io rispondo, perché Mimmo Nazionale al telefono non ce la fa a rispondere. Rispondo su WhatsApp durante le ore di lavoro, WhatsApp praticamente sta rimanendo perennemente aperto sul tavolo, ogni tanto vado a rispondere. Inoltre ancora lambo segreto a chi me lo sta chiedendo. Comunque, nonna Concetta, io so che adesso dirò questa previsione e tu dirai: Mimmo, aiutami tu, voglio un consiglio. Dopo ti do i consigli, tutti quelli che vuoi. Ho trovato una condizione, sì, estrapolata dal quadro estrazionale di ieri sera, ma sono numeri che già io avevo in vigore sui miei quaderni. Tra l'altro, l'ambata che vi farò vedere, ruota unica, è praticamente un numero già che stavamo giocando in ambo. Adesso nello specifico vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Voglio proporvela senza accumularvi di numeri, ragazzi. L'importante, vi dico una cosa: siccome siete migliaia, non centinaia, migliaia che avete l'ambo segreto, ma veramente migliaia, non sto scherzando ragazzi, cioè il cellulare che in 4 giorni è impazzito, non molliamo l'ambo segreto. Secondo colpo domani, mi raccomando, l'ambo segreto. E poi tra i numeri dell'ambo segreto, ricordatevi, al 10 e l'8 serale giochiamoli con oro, doppio oro ed extra. Mi raccomando, non molliamo l'ambo segreto, ok? Adesso io vi propongo questa previsione su ruota unica, una delle poche persone in Italia che lavora su ruota unica, poi dopo di me sono venuti gli altri, lasciamo stare, perché tutti davano sempre due ruote, nazionale e tutte. Adesso si stanno specializzando alla ruota unica. Ma devi beccare la ruota unica. Sai quanti begli ambisecchi ho fatto io a ruota unica? Adesso vi faccio vedere nello specifico la previsione. Guardate. Allora ragazzi, vedete? Questo è il quadro stazionale di ieri sera. La ruota di Cagliari sforna dei numeri, per me, bellissimi. Ma la previsione che io ho elaborato non è col conteggio della matematica che qualcuno vi fa vedere, questo più questo, mancante questo più questo, la X, il triangolo, questo più questo, meno questo, rimane questo. No. La coincidenza vuole che dopo i miei conteggi anche la ruota di Cagliari conferma i numeri che vi sto per dire. Ma non li ho estrapolati dalla porcheria delle somme. No, a me delle somme non me ne può fregare di meno.
io faccio i miei conteggi e poi controllo anche se ci sono altre cose che me le portano quei numeri lì. E infatti Cagliari, adesso vi faccio vedere la previsione, porta anche i numeri che vi sto per dire. Quindi io ho trovato questa bellissima condizione, ragazzi. Vorrei che ve la segnaste. Allora, la ruota è Cagliari. Allora, noi stavamo già nelle previsioni aggiornate, stavamo già giocando 18 e 19. Era un ambo nella bacheca degli ambi secchi. Chi sta giocando la bacheca degli ambi secchi, che sono solo tre ambi, sa benissimo che c'è questo 18 e 19 a Cagliari, che rimane sempre valido. Ma io ho rilevato, innanzitutto, ancora il 18 fortissimo a Cagliari, vi do anche le posizioni. Terza e quarta posizione, ma ho rilevato questi due numeri che come ambo a me veramente, scusate il termine, mi fa cagare. Sì, perché questi ambi 88-89, 9-90, che ne so, 10-90, 60-90, 30-90, sono tutti numeri ambi, gli ambi del ciuccio li chiamo io, non mi piacciono. Però questa condizione mi permette stavolta, forse prima volta nella mia vita, di proporre anche l'88-89 a Cagliari, quindi 18 con 19, 88, 89. Alla fine è una quartina a Cagliari, eh? Se uno gioca la quartina può fare anche l'8 più da 4 euro. Se no, spezza i tre ambi, 18, 19, 18, 88, 18, 89, ok? È una buona condizione. Io ho già messo la data dal 30 maggio, cioè domani sera, che è la penultima del mese. Ragazzi, domani non è l'ultima del mese, porca miseria. Domani è la penultima estrazione del mese, perché venerdì è 31 e sarà l'ultima estrazione del mese. Tra l'altro, domani sera facciamo il calcolo nuovo dopo l'estrazione della penultima del mese, il metodo che vi ho regalato, perché il mese scorso questo corrente è passato, non ha pagato, però i 2 mesi prima che ve l'ho data ha sfornato ambi, ambette a go-go. Quindi, ragazzi, questa è la nuova condizione per chi vuole tentarla. Quindi e questa previsione qua ve la faccio vedere, bellissima. Cagliari 18 come ambata semplice, terza e quarta posizione. Il 18 con il 19 che già avevamo nella bacheca degli ambi secchi e il 18 con l'88-89. Ok? Ritorno in video per i saluti. Ok, ragazzi, e adesso vi metto subito gli aggiornamenti. Un bacio a tutti. Ciao, ragazzi.